E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Aspraald, eccoci qui, ritornati dopo un mese, forse anche di più di un mese. Comunque siamo qui con la decima puntata della carriera allenatore su FIFA 18 con il nostro Benevento. Ebbene sì, come ho già spiegato nel vlog, ovviamente avendo trovato lavoro, sono stato fermo un bel po' con il canale, comunque lo sapevate già, poi chi se ne frega, no? Giustamente, comunque oggi sono a casa dal lavoro perché piove, pioverà per qualche giorno, quindi forse qualche video in più esce. Comunque oggi, per recuperare un po' di tempo, cosa andiamo a fare? Qui sul calendario abbiamo la partita contro la Lazio, la partita contro la Juventus, quindi il primo test importantissimo. E io mi andrei a fare anche la partita con il Sassuolo. Andiamo di tre partite a episodio. Però metterò soltanto, diciamo, le azioni più importanti. L'ho sempre fatto, ovviamente. Però metterò magari soltanto i gol. Ok, così recuperiamo un po' di tempo. Io per registrare ci metto sempre lo stesso tempo. Però almeno la carriera va avanti un po' più velocemente. E quindi abbiamo tre sfide molto importanti: Lazio, Juventus e Sassuolo. Andiamo avanti con la simulazione. Ovviamente ci arrivano offerte per il trasferimento. Adesso da qui in poi vi taglio anche queste cose finché non arriviamo magari al mercato di riparazione di gennaio. E quindi ci vediamo appena siamo arrivati in partita. Poi mi vado a fare anche gli allenamenti. Eccoci qua. Siamo allo stadio, vabbè, stadio classico, Ciro Vigorito di Benevento. Alziamo un po' il volume, che sennò non sento nulla. Pierluigi Pardo e Stefano Nava, grandissimi. Comunque, andiamo a farci questa partita contro la Lazio. Ho messo una formazione diversa, ho messo un 4-1-2-1-2, stretto, quindi un rombo a centrocampo con Cici Retti COC, trequartista, e Yemmel Cutrone come punte. Vediamo come si comporta la squadra anche in questo modo. Bologna che sta andando nettamente meglio del previsto, la classifica Chi della se ne frega Serie del Bologna? E A è sicuramente migliore di quella che molti pronosticavano all'inizio di anno. partiamo. Yemmello, ancora per Cipsa. Bene Cipsa, calcio di rigore. Signori, subito calcio di rigore. E ammonizione per Maurizio. Abbiamo fatto un'azione bellissima, guarda qui. Va bene, va benissimo così. Adesso non sbagliamo questo rigore, che però tirerà, mi sembra, meglio Cutrone, perché è il nostro bomber. No, 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 no. Come ha fatto a prenderla non ho capito. Vabbè. Abbiamo avuto un'occasione, l'abbiamo buttata via. Ci riproviamo ancora. Yemmello. Cutrone, si vuole rifare! Mamma mia, Vargic! Ma chi è questo qui? Ha parato tutto, ha parato. Ciciretti. Cutrone. Dentro per Yemmello. Yemmello! Mamma mia, Vargic, cosa ha preso? Signori, stiamo dominando la Lazio, ma questo portiere è meglio di Prignoli quasi. Attenzione, Memushai! Memushai! Che azione, signori! Io non l'ho neanche commentata perché non credevo di poterla fare questa azione. Bellissimo, bellissimo. Memushai ci porta in vantaggio dopo che per 17 minuti abbiamo dominato la Lazio. La Lazio non ha toccato palla. Questa volta non l'ha presa il portiere. Rivediamo, Cipsa, finta per Cutrone che fa una sponda magistrale per Memushai che incrocia con il destro, prende il palo e si insacca. 1-0 per il Benevento e cominciamo bene questa nostra puntata. Terzo gol in calcio A. Bene così. Ecco che prendiamo il gol. Guardate che prendiamo il gol. Prignoli! Prignoli, signori! Mamma mia! C'è stato un buco in difesa. Ok, finisce il primo tempo. 1-0.
un buonissimo Benevento, una Lazio inesistente che ha rischiato di fare gol su un contropiede incredibile, ma Brignoli ci ha salvato dentro con il secondo tempo. Eccoci qua nel secondo tempo, subito prendiamo palla con Ciciretti, signori. Stiamo facendo una squadra incredibile, non so cosa sto dicendo. Abbiamo formato un'intesa di squadra. Attenzione, Iemmello. Iemmello è l'unico punto debole dell'attacco, perché comunque non è ai livelli di Cutrone, che pur essendo giovane comunque è già molto molto forte. Guardatelo qua cosa fa Cutrone! Io non dico nulla. L'avevo appena detto. Appena detto che Iemmello non è ai livelli di Cutrone, che fa queste cose qui. Dai 16 metri. Mamma mia. Bellissimo. 2-0. 2-0 meritatissimo, secondo me. Avanti così. No! Ma che cosa ha fatto? Pensavo fosse palla persa, proprio tranquillo, eh. Vediamo qua. Mamma mia! Che golasso, ragazzi. Promes. Va bene. Se non subiamo il gol non siamo contenti, eh. Intanto D'Alessandro prova qualcosa di magico. Ce la fa. Dentro per Cutrone. Cosa ha preso il portiere? Cosa ha preso il portiere? Ma questo è un fenomeno. Da dove è saltato fuori sto portiere qua? Guarda lì dove l'ha presa. Il nostro ultimo baluardo, Cutrone. Dentro per D'Alessandro. Mamma mia, che parata! Sta prendendo tutto sto portiere qua. Tutto sta prendendo. Vabbè, questo era un tiraccio, ma è incredibile. Attenzione a Lukaku. Comunque c'è un giocatore molto giovane. Non vi dico chi è, perché io proverò a prenderlo comunque. E poi se riusciamo a prenderlo, adesso è in prestito, quindi non possiamo andare a prenderlo. Però la prossima stagione. La prossima stagione possiamo andare a prenderlo, perché comunque costa anche poco, da quello che so. Vi dico solo che è un ragazzo giovanissimo, che parte da un overall anche basso comunque. Comunque siamo al 90esimo, attenzione a non prendere il gol del 90esimo. Buttiamola su sta palla. Parte da un overall basso, dicevo, ma è già fortissimo perché è molto veloce. Intanto andiamo a vincere questa partita 2-1 al Ciro Vigorito. Battiamo la Lazio, dopo averla dominata abbiamo anche rischiato di pareggiarla sta partita. Vabbè, comunque è un giocatore giovane, molto veloce. È un esterno, anzi un'ala destra, che può fare ala destra, attaccante, esterno sinistro, tutto può fare. Tutti i ruoli dell'attacco li può fare lui e arriva a un overall altissimo, è un fenomeno. Vi dico solo che è inglese, poi non vi dico più niente. Eccoci qui dall'Allianz Stadium, che per me sarà sempre lo Juventus Stadium, perché Allianz è solo uno sponsor. Siamo in forma, sì. Ho rimesso il 4-3-3 di contenimento e vediamo cosa riusciamo a fare. Se riusciamo a strappare almeno un punto sarebbe veramente, ma veramente una bella cosa. Però vediamo. Dybala fa già paura così. Ok, pressing e contropiede. E iniziamo. Partiamo in contropiede con Ciciretti che se ne va.
Mamma mia, che numero! Cipsa! Mamma mia, Pinsoglio! Pinsoglio la prende. Abbiamo fatto un contropiede da manuale. E Pinsoglio su questo gioco è veramente forte. Ma anche nella realtà non è male come giocatore, come portiere, sì. Palla verso il centro dell'area. Cutrone, signori, Cutrone. Che giocatore, Cutrone. Cipsa! Cipsa! 1-0! Non ci credo. Allora, Cutrone riceve da Ciciretti e fa un assist al bacio per Cipsa, che è mancino, ma di destro, di esterno destro incrocia. No, che incrocia, allarga. Vabbè, comunque quella roba lì ha tirato, ha fatto gol. Youssef Rahman Cipsa, primo gol in Serie A contro la Juve a Torino. Bene così. Andiamo in ultra difensiva perché è un po' surreale come cosa. Anzi no, quest'anno il Benevento era andato in vantaggio contro la Juve allo stadio. Poi ha perso 2-1. È stata una partita ostica. Attenzione, Dybala cosa ha provato. È andato in vantaggio con Ciciretti su punizione. Me lo ricordo bene. Comunque, pensiamo alla nostra di partita. Ah, Ciciretti infortunato. Attenzione, Memusciai! Pinsoglio. Memusciai l'ha ciccata un pochettino. Cosa fa Piszczek? No, no, Ajapong. Dai! Lo vinci un contrasto, per favore. Mamma mia, che azione, attenzione, piazza, piazza. Ecco, questo è gol. Brignoli! Cosa ha preso Brignoli? Mamma mia, rivediamolo. Bernardeschi a botta sicura sul primo palo. Copre molto bene il suo palo, Brignoli. Bene così. Finiamo il primo tempo in vantaggio a Torino contro la Juve con un gol di... non mi ricordo chi. Bene così. No, Cipsa. Va bene, va bene. Ciciretti è infortunato, quindi lo cambiamo. Purtroppo. Gli infortuni capitano, però è fortunio lieve, quindi speriamo bene, dai. Iniziamo il secondo tempo. Vediamo di portare a casa questa partita. Non dico di vincerla, però se fosse possibile. Noi puntiamo almeno al pareggio. Attenzione a Bernardeschi che se ne va con un doppio passo ubriacante. Mandzukic, il palo ci salva. Mamma mia, che azione. Bernardeschi che ubriaca mezza difesa con un doppio passo. E Mandzukic che col sinistro a giro prende il palo. Come il gol di Dzeko del 3-1 sul Napoli sabato sera. Cutrone se ne va. Cutrone prova a sinistro. Bravo Cutrone in posizione regolare. Attenzione Cutrone. Prova il destro a giro. Pinsoglio. Mamma mia, Ajapong. E finisce qui. Andiamo a vincere a Torino contro la Juve. Signori, che prova di forza di questo Benevento, che era partito malissimo come nella realtà, ma ci siamo ripresi in maniera incredibile. Poi soprattutto dopo le ultime partite, guardate qui, due tiri in porta della Juve, pericolosissimi, 50% di possesso palla, va bene così. E andiamo ad affrontare il Sassuolo per l'ultima partita di oggi. Ah, buone notizie, più o meno. Ciciretti infortunato per 3 settimane, solo una piccola distorsione al ginocchio, quindi saremo costretti a non avere disponibile il nostro capitano, però per 3 settimane, meglio 3 settimane che di più.
Eccoci qua al Ciro Vigorito di Benevento per Benevento Sassuolo, ultima partita di oggi. C'era forse la sosta per le nazionali, perché sono passate quasi 3 settimane, io ho fatto allenamenti, intanto Cici Retti si è ripreso, però non ha ancora smaltito l'infortunio, comunque è disponibile, lasciato in tribuna, però intanto ci facciamo una sola partita con il sostituto, che è il giovane Duarte, che abbiamo già apprezzato in altre partite. E quindi proviamo anche contro il Sassuolo, che è una squadra di media classifica, quindi possiamo vedere come si comporta. Possiamo, tra virgolette, rischiarla un po'. Comunque, passato tutto questo tempo, siamo in formissima. Giochiamo con il 4-1-2-1-2 stretto. Attenzione, Cipsa. E sì, abbiamo il trequartista, che è Duarte. E bello, bella per Duarte. Duarte col sinistro! Mamma mia, cosa abbiamo rischiato di fare. Attenzione ancora. Ci proviamo, Cataldi. No, Iemmello in fuorigioco, che stoppa la conclusione di Cataldi, va bene. Attenzione, non lasciamolo andare così. Costa, rischiosissimo. Poi sbaglia il passaggio. Rischiosissimo ma efficace. Comunque questo giovane Duarte mi fa risparmiare dei soldi, perché se, cioè, a vederlo così è già molto forte. Quindi se cresce come dovrebbe crescere, come io spero che cresca, abbiamo risparmiato dei soldi, anche se pochi, ma noi siamo comunque il Benevento, quindi non abbiamo molti fondi. Perché avevo intenzione di comprare un giovane trequartista di buone prospettive, anzi ottime, che ho visto in altre carriere, che cresce in maniera esponenziale e anche da giovane comunque costa pochissimo, ma è comunque già forte, che è Angel Gomez del Manchester United. Ci proviamo intanto, ma il nostro Duarte sembrerebbe essere un giovane di quelle prospettive, già molto forte così, anche se ha 16 anni, 17 anni, ha un overall bassissimo, ma ha delle buonissime caratteristiche, quindi se cresce come dovrebbe crescere, abbiamo risparmiato dei soldi, ce l'abbiamo già in casa dal nostro vivaio, quindi molto meglio così, facciamo crescere noi i giovani. Bravo Duarte, Iemmello per Cutrone, ma Letchert è un difensore veramente valido. Comunque finisce il primo tempo 0-0 e stiamo anche rischiando. Andiamo a vedere un po' le statistiche. 48% di possesso palla per il Sassuolo, 0 tiri, quindi non stiamo rischiando nulla, però rischiamo con i contropiedi. Noi abbiamo fatto un tiro in porta, però non è normale che noi battiamo la Juve, battiamo la Lazio e col Sassuolo fatichiamo. Vabbè. Iniziamo il secondo tempo e vediamo un po' come va a finire sta partita. Subito Cutrone, bravissimo, che recupera palla, ci prova da fuori Cutrone! Cutrone! Patrick Cutrone! Ma che gol ha fatto! No vabbè, l'avevo appena detto, vediamo come va a finire. Bravissimo a recuperare palla dai 25 metri, no, forse anche di più. Mamma mia, un destro sotto l'incrocio e di Dybala Musk, qui ci voleva per forza. Patrick Cutrone al 47esimo segna il suo 7° gol in campionato. Veramente tanta tanta roba. Che attaccante, signori, guardalo lì ancora per Iemmello. Iemmello però non è, no, forse Duarte, non sono al suo livello gli altri ovviamente. Cutrone, ancora lui,
Bene per Cipsa, per Riemello. Cataldi, vediamo, ci prova anche lui da fuori. Che attaccante, signori, che attaccante. Ed è ancora giovanissimo, questo quando cresce diventa un fenomeno. Prossimo pallone d'oro. E giustamente vedremo se andiamo avanti con il Benevento. Io qualche stagione, come detto, voglio farla assolutamente, voglio la salvezza quest'anno e voglio un trofeo, almeno un trofeo, poi quale vedremo, ma almeno un trofeo. Se non vinco un trofeo, io da Benevento non me ne vado. Può essere la Coppa Italia, può essere il campionato, la Champions League, l'Europa League, quello che volete, un trofeo lo dobbiamo vincere, trofeo ufficiale ovviamente, perché se vinciamo la Coppa pre-stagione lì, la Coppa estiva, trofeo Pierra Moretti, trofeo Berlusconi, non conta quello, eh? Dopo aver vinto qualcosa, poi vedremo se ci arriveranno offerte. Ovviamente l'ho detto, andrei all'estero. Comunque Cipsa si inserisce Iemmello ed è in fuorigioco, infatti segna giustamente. Iemmello segna solo in fuorigioco, va bene. Bravo Parigini. Cutrone di rapina, tapin vincente e spacca la bandierina Patrick Cutrone, 3 gol in 3 partite, mamma mia, doppietta per lui oggi. Rivediamo l'azione, Parigini si inserisce bene, la mette in mezzo malissimo, addosso al portiere che malissimo la respinge, ma Cutrone si inginocchia e di testa la appoggia in porta per il 2-0 del Sassuolo, sul Sassuolo. Ancora Cutrone che recupera palla, mamma mia signori. Parigini, sì Calabria, sì Calabria, dai che vogliamo la tripletta di Cutrone. Cutrone, Patrick Cutrone, signori, 3-0, tripletta chiamata, voluta e effettuata subito. Mamma mia, 3 gol bellissimi. Beh, il secondo di rapina, però si è inginocchiato proprio, vi umilio, io sono più forte di voi. Bellissimo, bellissimo, tripletta di Cutrone. E questa partita che era stata la più difficile delle tre di oggi si è sbloccata nel secondo tempo e dopo il nostro gol, attenzione che palo, Brignoli signori ci salva bene così, un'azione che non ho capito infatti, bravo bravo. Comunque si è sbloccata dopo il gol, basta, il Sassuolo quasi inesistente, adesso ci segnano ovviamente perché... Ma noi abbiamo Calabria che spazza via tutto. Va bene così, Brignoli, tienila lì, tranquillo. Perdiamo un po' di tempo. No, tanto siamo sul 3-0. Non è sportivo perdere tempo. E se ne va ancora. Finisce qui. 3-0, tripletta di Cutrone. Tripletta. E si porta a casa il pallone con 5 tiri e gli unici due che non sono entrati sono stati respinti dal difensore, quindi portiere sempre battuto da Cutrone. Tiri in porta del Sassuolo 0, anche se il possesso palla comunque 51-49. Noi abbiamo fatto 8 tiri in porta, benissimo così. Quindi, 15, 16, ah, è bruttissimo. Oggi abbiamo fatto 3 partite, giustamente,
Io direi tranquillamente che possiamo finire qui. Andiamo a vedere la classifica, giustamente. Il Benevento è nono con 19 punti. Ma se andiamo a vedere, siamo a 3 punti dalla Juve, che è quarta, a 22 punti. Il Napoli è primo. Il Bologna, come detto più volte, l'hanno fatto fortissimo in questo gioco. Quindi noi siamo praticamente noni, ma a 3 punti dalla zona Europa League. Niente male, direi, no? E io andrei a vedere anche i marcatori. Palacio, signore Palacio, 10 gol Palacio, e Cutrone a 9 gol, secondo in classifica. Quindi, allora io direi di terminare qui questa decima puntata. Siamo arrivati alla doppia cifra, serve a niente, però, con la nostra carriera allenatore su FIFA 18, con il nostro Benevento. È andata benissimo, 3 vittorie, Cutrone spaziale, e abbiamo trovato un equilibrio di squadra. Nel mercato di gennaio vediamo se possiamo riparare qualcosa, o se no comunque andremo a prendere qualcuno, come vi ho già detto, un attaccante sinistro che può fare, anzi destro, che può fare anche sinistro l'attaccante, fortissimo, giovane. E vorrei anche andare a prendere un giocatore che però sarà difficile da andare a prendere, che sarebbe Davide Astori, che purtroppo ieri è venuto a mancare. Un giocatore che a me piaceva tantissimo, perché comunque sempre corretto in campo, sempre molto leale, educato, veramente un bravo ragazzo e anche un bel difensore. Quindi mi unisco al dolore della famiglia. 31 anni, io ne ho 30, quindi potete immaginare come mi possa sentire. È una cosa veramente brutta. Però purtroppo sono cose che capitano, e agli sportivi capitano molto spesso queste cose, purtroppo. Comunque, ciao Davide, e basta, alla fine mo qui con questa puntata. Vediamo se riusciamo ad acquistarlo, però costa un po' troppo. Vorrei acquistarlo proprio anche perché è molto forte, però per ricordarlo anche nella nostra carriera. Comunque, vi invito a lasciare un mi piace. Lasciate un commento, condividete il video e iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti da Asphalt.